abbiamo fatto una buona partita. Non credo che le partite precedenti fosse mancata così tanto l'aggressività, era una questione di episodi, di dettagli. E oggi è anche girata bene, cosa che non è successa nelle partite precedenti, perché ricordo i due pali a Viterbo, il palo con l'Avellino, il calcio è così, oggi si è girata bene, nonostante che abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo essere onesti perché sulla situazione del rigore può cambiare la partita e siamo contenti perché poi deve girare, non poteva continuare così. Insomma, siamo molto contenti perché i ragazzi si meritavano questa vittoria perché danno tanto negli allenamenti e anche nelle partite, quindi sono felice per loro. Quando manca la vittoria, è normale che vinci una partita così importante e vuoi liberarti da tante tensioni che hai accumulato in questo periodo. Come abbiamo lavorato, come possiamo controllare queste situazioni, questi dettagli? Solamente con l'ambiente che dobbiamo riuscire a tenere unito, dobbiamo riuscire a tenere sgombro da ogni lamentela, sgombro da ogni cosa che distragga dalla vera importanza che è la partita della domenica. E quindi stiamo lavorando tanto lì, perché poi da 6-7 partite a questa parte ci sono state tante fonti di distrazione per questa squadra. E avere un ambiente unito, avere un ambiente compatto, secondo me, poi è quella la chiave che porta ad avere un qualcosa che viene dalla tua parte anziché venirti contro. Quindi siamo contenti perché l'ambiente in queste partite è rimasto unito, è rimasto compatto e per questo c'è stata un po' una liberazione, perché i ragazzi si meritavano questa vittoria. A livello di intensità e concentrazione, mi sembra che questa sia la migliore performance fino a questo momento di questa squadra. Guarda, non lo so se è la migliore. Non lo so, perché noi le prime 10-11 giornate, secondo me, le abbiamo fatte un po' tutte di questo livello. Poi c'è stato un periodo in cui l'ambiente si è un pochettino alleggerito per quanto riguarda la concentrazione, e in quei momenti lì la squadra giocava bene, però per un episodio purtroppo giravano male le cose. Questo fa parte del calcio. Questa partita qua ha dimostrato che noi possiamo giocarcela se manteniamo alta la concentrazione e riusciamo a dare il 100%. Non è sempre facile, però è quello un po' il nostro obiettivo, che si vinca o che si perda.